Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel canale. Oggi sono con voi per fare un video haul. Come sempre ho accumulato un pochino di roba e tutta in super saldo e appunto ve la vado a mostrare. Ci sono cose di una o due cose di AliExpress, delle cose che ho trovato invece nei negozi, delle cose di mercato, insomma c'è un po' di tutto. E tutto ancora in saldo, saranno penso gli ultimi acquisti che faccio in saldo. E vado appunto a mostrarveli, parto un po' così random, diciamo che mi tolgo prima le cose un po' più ingombranti perché voi non lo vedete, ma qua sotto c'è il caos. Allora, la prima cosa che vi mostro, che probabilmente l'avrete già vista nei video perché l'ho già indossata, è una maglia morbidosa con un pinguino che ascolta la musica. Ora ve la faccio vedere, è questa qui. Allora, è davvero carina e come vedete c'è scritto Be Cool in mezzo. L'ho presa da OVS. È tutta grigia, pelosetta così e appunto questo pinguino super tenero e super carino che mi piace un sacco ed è abbastanza calda, ma non diciamo una lana che ti tiene caldissimo. Quindi, per quando inizia a fare già un pochino più caldo, è perfetta. Allora, questa non ricordo bene quanto l'ho pagata, ma se non sbaglio l'ho pagata o 5,99 o 4,99 perché a prezzo pieno, se non erro, veniva sui 10 euro, 9,90, insomma, una roba del genere. E quindi è il primo acquisto che vi ho mostrato perché è troppo carina. L'ho già indossata parecchie volte, quindi probabilmente nei video me l'avrete già anche vista, ma insomma, volevo farvela vedere anche così, proprio da video haul. Poi ho comprato questo cappellino che era in realtà per bambini, cioè per ragazzi, bambini, perché era nella sezione young, quindi giovani, ma io sono giovane anche se sono già un po' più grande. Ed era troppo bello per 1,99 euro, non ho potuto lasciarlo lì, ed è questo cappellino con l'alpaca o il lama, insomma, così. Allora, è bellissimo, mi sta anche molto carinamente, devo dire. Perché è troppo carino, veramente mi piace un sacco. Guardate che bellino che sta il lama, insomma l'alpaca qua. Ed è stupendo. Ecco, adesso mi sono rovinato i capelli, ma vabbè. È fatto anche molto bene, nel senso che è morbidissimo e questo disegno è super dettagliato. Vedete com'è proprio fatto bene qua, il cuoricino glitterato, insomma. Bellissimo, c'era così o mi piaceva anche verde acqua, mi pare che c'era anche. L'ho preso nel negozio Tacco Fashion. Tacco Fashion quest'anno ha fatto dei saldi strepitosi, cioè veramente trovavi cose a 90 centesimi, robe mai viste. E quindi, siccome io sono un'amante dei cappellini perché ho sempre un sacco freddo, questo qui è diciamo il cappellino che ho comprato. Ho comprato anche dei guanti touchscreen, ma a casa mia dovete sapere che ogni tanto passa un fantasma e porta via della roba e li ho persi. Cioè, probabilmente da qualche parte ci saranno, ma non so dove, quindi non li ho trovati per inserirli in questo video haul. Comunque erano dei guanti touchscreen semplici, grigi, con le dita, diciamo, diverse perché fanno vedere che sono touchscreen. Funzionano benissimo e li ho pagati, quelli mi pare 3,90 euro. Sì, mi pare 3,99 euro, una roba del genere, e prezzo pieno costavano 7,99 euro. Ve li ho detti così anche se non li ho qua da mostrarvi. Poi, altra cosa molto carina che ho trovato sempre da Tacco Fashion e l'ho pagata questa, mi pare 2,99, sì, 2,99 e questa sciarpa, così. È molto bella, mi piace un sacco il colore, sinceramente veramente approvato. Ve la faccio vedere aperta perché è di quelle che si mettono tipo scaldacollo, così. Questo è il motivo che ha. E appunto fai due giri intorno al collo, così, e rimane praticamente tipo foulard così. È veramente bella, sinceramente mi piace tantissimo. 2,99 euro, io intanto mi spettinerò, arriverò alla fine che sarò tipo la Maga Mago, non lo so. E comunque è veramente molto bella, in più a me piace il rosa, sapete, ormai si è notato. E questa, oltre al rosa, ha anche questo bellissimo blu che sta troppo bene insieme.
E poi una sciarpa, un foulard, insomma, non fa mai male, e quindi questa qua. Poi, sempre di Attacco Fashion, ho preso questi, che in realtà sono dei tipo cerchietti, fasce, però li ho presi un po' così, magari per fare delle foto. Li ho pagati, qua c'è ancora il prezzo, ve l'ho lasciato, 0,99, e sono fatti così. Adesso ve le faccio vedere una per una. Allora, questa è la prima, con questo disegno, così. Poi c'è questa che ha una semplice treccia dorata e poi c'è questa che secondo me non la userò mai come capelli perché secondo me tira un sacco i capelli, fatta così a perline. È bella, ma con tutte queste perline metterla in testa secondo me ti fa un male assurdo. 0,99 appunto, mi piaceva tanto queste due qua così e quindi l'ho presa perché era davvero in offertissima, prezzo pieno, ve lo faccio vedere che qua sotto c'è, era 4,99, quindi veramente super offertona. C'erano anche altri motivi, ma sinceramente questo era più carino, il più colorato, gli altri erano neri, grigi, non mi piacevano, questo sì. E io non li ho mai usati queste specie di fasce, però ho detto per questo prezzo li provo a prendere e poi vediamo, magari qualche foto, in qualche look riesco a usarli. Poi da OVS ho trovato questo in saldo che sinceramente ci giravo intorno da tanto. A prezzo pieno però venivano, se non sbaglio, 5,99 euro o 4,99 euro, forse 5,99. E siccome io sono già piena di borsellini, di portamonete, eccetera, ho detto vabbè, Sara, risparmi e tieni questi soldini per questo qui. E la collezione è ancora natalizia, come si vede, però vabbè, è un pinguino alla fine invernale, non è proprio natalizio. C'era così, con il gingerbread o con il gufo, mi sembra. E a me piaceva un sacco questo qui, sia il colore, perché è un po' particolare, giallo, e sia il pinguino, è veramente molto tenero. Era bellissimo anche il gingerbread, però sinceramente è proprio natalizio, quindi ho detto vabbè, volevo qualcosa da utilizzare in inverno, questo è più carino. E in saldo l'ho pagato 2,99 euro, quindi ho detto sì, dai, lo posso prendere a metà prezzo. C'è dentro le mie monetine perché lo sto usando adesso ed è super carino, anche abbastanza grande perché vedete che è abbastanza grande. Tra l'altro dentro è verde acqua, quindi non è tutto giallo ma a doppio colore. Veramente carino e bello, insomma. Ok, ora passiamo alle calze. Allora, a me piace comprare calze. Io sono un po' strana forse, però adoro guardare nei mercati queste calze, tutte particolari, tutte belline, eccetera. E in più, siccome ho preso un paio di scarpe che con le calze fini mi stanno un pochino larghe, avevo bisogno di calze un pochino più spesse e queste sono proprio spesse. E non sono sobrie, nel senso che non sono le classiche da adulta, ma chi se ne frega. Ve le faccio vedere. Allora, queste sono il primo paio che ho già usato e strausato, infatti purtroppo sono un po' stropicciate, un po' così, e sono con il coniglietto super carino e i cuoricini di questo bellissimo rosa. Poi ho preso, sempre al mercato, queste così che sono con il pinguino, sono blu con il pinguino e i cuoricini. Sono veramente troppo belle e poi la qualità è eccellente. Le ho pagate 1 euro al paio. Queste sono ancora addirittura come si chiama? Con la confezione, insomma, perché non le ho ancora usate. Sono così col gufetto che dorme, di questo colore jeans, diciamo, blu jeans. E c'è questo bellissimo gufetto che dorme e poi c'hanno queste righine qua. Poi ho preso queste che sono un po' più natalizie, però vabbè. Hanno il coniglietto che pattina, vestito di rosso, e loro sono grigie con la neve che scende praticamente. Sono carinissime anche queste. E per finire ho preso queste che sono praticamente grigie con l'orsetto, con il fiocchetto in testa, il cuoricino in testa, forse di qua si nota un po' meglio. E sono grigio scuro con questi, sono tipo coroncine fucsia, sono carine, insomma, mi piacevano un sacco e quindi le ho prese. Poi da AliExpress, dopo una vita e mezza che le aspettavo, mi sono arrivate quelle della Disney di Judy Hopps, che sarebbe quella di Zootropolis, ed è
veramente carina, però sono veramente corte, vedete che sono piccoline, quindi le userò quest'estate sicuramente o comunque con la bella stagione perché sono fini e corte, però sono simpaticissime, c'è scritto proprio Judith, no, Judy, scusate, ed è molto molto carina. Adesso passo a cose un po' random ancora, perché qua, allora, vi faccio vedere i trucchi. Stavo per far cadere tutto. Allora, sono passate da Kiko che aveva delle buone offerte, ma non ho comprato tantissimo perché non c'era tanta roba che mi interessava. Comunque, a 1 euro ho preso questo smalto appunto della Kiko azzurrissimo ed è il numero 61 ed è proprio questo azzurro bello acceso. Poi ho preso 2 ombretti, allora, questi erano scontati, venivano 1,70 euro l'uno, 1,50 euro, una roba del genere. Allora ho preso questo che è praticamente è un colore un po' strano, nel senso che è tra il nero e il blu scuro, perché volevo un ombretto un po' scuro. Ok, è il numero 24 della collezione, penso, più vecchia, questa qua, così. Allora, io adesso non li tiro fuori perché sono proprio nuovi, comunque. Si vede che è un blu scuro, molto grigio blu, eccetera, nero. Eccolo qua. E poi ho preso il verde, perché questo è il mio verde preferito, è il numero 27, e lo sto finendo. Io avevo la cialda quella rotonda, lo sto finendo e ho preso questo verde qua, così. È un pochino glitterato, insomma, un po' metallizzato, così. Ed è veramente uguale a quello che ho già di là, solo che l'altro era in cialda rotonda, questo in cialda, diciamo, quadrata. Poi ho voluto provare il Labello Crayon, questo qui. Io l'ho preso in questa colorazione, che era la più scura, ovviamente, perché c'erano diverse colorazioni. Allora, dove sono andata io? Penso che però ci fossero tutte, perché ce n'erano abbastanza, insomma, c'era questo che è tipo un rosso scuro viola, così, poi c'era fucsia, rosa fucsia, poi c'era un rosso corallo, un rosso cherry, per dirvi, e un nude. Penso che le colorazioni siano queste. L'ho preso perché era in offerta anche questo, veniva 3,30 euro, mi pare, 3,29 euro, una roba del genere, e l'ho voluto provare. Allora, vi do anche una mia impressione perché l'ho provato, non mi dispiace per niente. Diciamo che io non posso usare i rossetti durante l'inverno perché mi seccano un sacco le labbra e non riesco a portarli, poi mi si rovinano, mi si vede subito qua la riga e mi danno un fastidio allucinante. Questo invece, essendo burro cacao colorato, è leggermente meno aggressivo e l'ho provato. Il mio problema, la mia paura era che stesse troppo morbido e non si fissasse tanto sulle labbra, che poi appena muovi i capelli ti si appiccica, oppure appena mangi qualcosa ti dà fastidio. Invece devo dire che l'ho utilizzato, non si fissa proprio come un rossetto, però non fa proprio l'effetto tipo lucida labbra, ecco. Quindi per me è approvato, non penso di prendere però altri colori. Volevo prendermi il rosso, quello cherry, diciamo, però non lo so, mi sa che prenderò solo questo e basta. Poi adesso finalmente vi posso mostrare le cosine di AliExpress, e basta, sono solo più di AliExpress. Allora, ho preso, scusate che questo video dura un sacco, comunque, extension colorate e ne ho prese di questi colori qua, azzurra, fucsia e blu. Le ho pagate neanche 1 euro l'una e le avevo prese perché non volevo più fare i capelli colorati, li volevo lasciare naturali. Poi però c'è stato un incidente di percorso giusto ieri e diciamo che alla fine della fiera io ho di nuovo i capelli sotto fucsia. È ricapitato. Però comunque pazienza, sono un po' pazza e no, in pratica vi racconto, volevo farli rosa tipo la maglia che rimanessero per massimo 2 settimane, massimo 3 proprio, però quando ho applicato quel colore rosa della colorista mi è venuto un ramato. E voi sapete quanto io odi il colore arancione e quindi per coprirlo ho dovuto per forza fare il fucsia più strong. Non sta male alla fine, quindi va bene così. Vado un po' veloce, vi faccio vedere che ho preso delle spille che mi piacevano troppo. Sono in coppia, sono 2 coniglietti, maschio e femmina, sono la fine del mondo, guardateli. Oddio, che carini!
C'è la femminuccia che è così, se la prendo dietro così, che in pratica ha questo vestitino un po' vintage, se vogliamo, ed è stupenda, sono di metallo, e il suo compagno che è questo coniglietto qui. Uguale, diciamo, in coppia c'è la volpe, che sono spettacolari, la volpacchiotta femmina, con questo stupendo vestitino bianco. E il suo compagno che ha tipo un, possiamo dire, un completo molto elegante, tipo smoking. Guardate che belli, sono meravigliosi. E poi AliExpress ha voluto farmi un regalo, me l'ha messo dentro insieme, ogni tanto questi regali sono ben accetti. Mi ha dato la balenottera unicorno e me l'ha messa insieme. Carina. Poi ho preso due bracciali così, che praticamente sono tipo quelli Pandora, molto, molto tarocchi, e ho preso dei charms. Allora, io questo l'ho preso pensando che fosse uno, e invece me ne sono arrivati una bustina intera, e sono la praticamente telecamera con scritto movie. È così, ecco. E poi mi sono arrivati dei charms che però non riesco a farveli vedere perché sono troppo piccoli. Vi dico più o meno quali sono. Sono l'unicorno seduto, una tipo principessa con una mega coroncina, un coniglietto e un gattino con... Questo l'avevo preso per Natale ma mi è arrivato praticamente 2 settimane fa, quindi un po' in ritardo. Era il gattino col cappellino di Babbo Natale e il pacchettino regalo. Li ho ancora nella bustina, quindi voi non li vedrete, però anche se li tiro fuori non è che cambia la cosa. Ho finito questo video haul, è durato tantissimo, non avevo tantissima roba, ma mi sono persa in chiacchiere, quindi perdonatemi. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like e commentate qua sotto con, insomma, cosa vi è piaciuto di più. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!